È qui con noi il consigliere regionale di Forza Italia, Galeazzo Bignami. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, non è un caso se oggi lei è ospite, abbiamo scelto questo giorno, perché l'anno scorso è venuta a trovarci, se ci sta seguendo, io le mando un caloroso abbraccio alla signora Liliana, esule istriana, sempre perché il 10 febbraio è la giornata nazionale in cui si ricorda quello che è stato questa pagina oscura, una di quelle pagine quasi rimaste incollate nei libri di storia, perché a lungo non se ne è parlato, da qualche anno se ne parla, ma c'è chi come lei ha cominciato a organizzare fiaccolate, a portare corone di fiori già da qualche tempo, prima che, diciamo, si scollassero queste pagine. Una pagina scura, una pagina brutta, perché oggi parliamo di popoli in cammino per via di guerre, perché cacciati dalle loro terre, ma 70 anni fa noi vivevamo questo nella nostra realtà italiana con 300.000 esuli che da nord dovettero lasciare le proprie case e venire in Italia, anche se sostanzialmente erano già in Italia. Sì, è efficacemente descritta quella che fu una delle pagine più sconvolgenti della nostra storia nazionale, rappresentata dalla costrizione a cui furono sottoposti decine di migliaia di nostri connazionali, perché correttamente è stato ricordato che Istria, Fiume, Dalmazia erano terre italiane e che dopo la revisione dei confini, con una situazione che trovò parzialmente insomma, soddisfazione in termini diplomatici con la vicenda del Trattato di Osimo, certamente non in termini di rivendicazione dell'italianità di quelle terre che erano storicamente legate alla nostra patria, vi è stato appunto un esodo che ha determinato anche tante sofferenze, un esodo anticipato da una tragedia immane, quella delle foibe, di cui molti a sinistra ancora oggi negano l'esistenza e altri invece sostengono che furono operazioni compiute dai soliti nazifascisti che non si sa come avrebbero potuto in quelle terre già occupate dai partigiani comunisti compiere quei misfatti. In realtà fu un tentativo di pulizia etnica e nazionale ai danni degli italiani che trovò sintesi drammatica appunto in quegli episodi dell'infoibamento che solo recentemente è stata riconosciuta la foiba di Basovizza come monumento nazionale. Ecco, una vicenda appunto che per anni, come diceva lei, non se ne è parlato, non se ne è voluto parlare. Oggi, ancora oggi, io sfiderei a vedere se nelle scuole si parla, perché qui adesso purtroppo il tempo è quello che è, ma ne avremo di storie da raccontare, avremo quella del generale Alexander, chi vorrà, magari se c'è qualcuno all'ascolto, lo dica ai propri figli o nipoti di chiederlo ai propri professori se ne vogliono parlare. Verissimo, verissimo, la storia di questi ufficiali alleati che per verificare l'italianità della terra furono costretti a fare i sopralluoghi nei cimiteri perché gli ufficiali comunisti negavano che quelle fossero terre italiane, ricevettero un biglietto con scritto se i vivi non possono parlare lasciate parlare i morti. Loro compresero che quindi bisognava recarsi nei cimiteri per verificare la storicità di quelle terre e videro che tutti i cognomi presenti nelle lapide erano cognomi italiani. Ma anche vicende che hanno interessato la nostra stessa città. Oggi fa sorridere, per non dire ridere, l'atteggiamento del Partito Democratico che si profonde in accoglienza per i profughi di Istria, della Siria, quando invece per i profughi di Istria, Fiume e Dalmazia ricordiamo tutti che il Partito Comunista realizzò un comitato d'accoglienza presso la stazione di Bologna che si premurò di rovesciare anche il latte che le organizzazioni caritatevoli avevano predisposto per i bambini che stavano venendo da Ancona in treno con l'accusa che questi erano tutti fascisti che andavano ricacciate al loro posto. In cambio, il Partito Comunista organizzò che gli operai di Monfalcone potessero andare in queste terre occupate per scoprire il paradiso sovietico e comunista, salvo poi finire larga parte di questi operai a Goli Otok, che è l'isola calva dove molti di loro sparirono. Ecco, una vicenda chiaramente terrificante, anche quello che appunto Bologna, che spesso viene ricordata come la città dell'accoglienza, ha questo passaggio che magari rimane nelle pagine oscure, ma noi ci teniamo particolarmente perché oggi sembra essersi un po' squarciato il velo, oggi non è più una cosa legata a
chi è magari parente di esuli oppure chi ha un certo credo politico parlare di giornata della memoria, parlare di ricordare le foibe, ma è una realtà nazionale, questo è fondamentale. Sì, larga parte così, anche se purtroppo dobbiamo registrare che, ad esempio, molte amministrazioni comunali, per qualche misteriosa ragione, non celebrano oggi il giorno del ricordo, ma lo posticipano al 12. È un po' come se la giornata della Shoah fosse celebrata prima o dopo. C'è sempre un po' di resistenza da queste terre, in queste realtà politiche, perché evidentemente i nipotini del Partito Comunista sentono ancora un po' di difficoltà nel riconoscere ciò che è avvenuto. Un esempio per tutti: in Regione Emilia-Romagna c'è una mostra interessante allestita sui genocidi del Novecento, manca, c'è quella dei Tutsi, c'è quella degli Armeni, c'è quella, dell'Olocausto, manca invece una pagina dedicata a quello che subirono i nostri connazionali. La giornata del ricordo è celebrata invitando, nell'organizzazione uno delle tante, adesso non ricordo il nome perché c'è gente che ci campa da decenni su questa roba della resistenza, e la cosa singolare è che appunto si chiami per ricordare le vittime di quella tragedia che furono le foibe, proprio la resistenza, che insomma credo che su quella vicenda potrebbe essere più sul banco degli imputati che dei testimoni. Però purtroppo questa è la nostra nazione, ci dobbiamo augurare, come diceva Bloch, che si passi dalla storiografia alla storia. L'ultima precisazione prima di chiudere, non vorrei sbagliarmi, quindi le chiedo conferma, tutto questo avveniva quando l'ultimo colpo di cannone era stato sparato dalla Seconda Verissimo. Guerra Mondiale, non sono crimini di guerra purtroppo, cioè si era già passati per gli Alta, la guerra era finita. Sì, anche molti degli infoibati erano militari italiani, ma militari intesi come finanzieri, come carabinieri, tanta gente che venne uccisa esclusivamente per un regolamento di conti di classe. C'è da dire una cosa: noi in queste terre emiliano-romagnole quel fenomeno l'abbiamo visto, perché gli eccidi del Triangolo della Morte, le vicende tragiche dei prelevati, tutti gli anni nella seconda domenica di giugno si celebra una messa per ricordare gli oltre 100 che vennero uccisi nel Triangolo, nella zona di Pieve di Cento, di Galliera, di San Pietro in Casale, e quindi anche Argelato e Castello d'Argere, in una qualche maniera purtroppo uniscono in un filo rosso, rosso sangue, quei fatti alla tragedia delle foibe. Bene, io spero che possa aiutare, come l'anno scorso, qualcuno che non conosceva questa storia, ma per fortuna sono sempre meno, magari ad approfondirla, a conoscere, perché è uno dei drammi italiani, uno anzi forse dei più sanguinari drammi italiani del dopoguerra. Sì, beh, andiamo alla rassegna stampa e parto da questa notizia che l'ha vista un po' protagonista, in quanto è stata lei che ha scattato la foto e l'ha messa su Facebook. Crealis nuovo stop, quindi c'è questo mezzo, diciamo uno dei tre mezzi attualmente attivi in città, insomma è rimasto fermo ieri, ha avuto un guasto proprio a una settimana dall'inaugurazione. Lei ha insomma segnalato il fatto, l'azienda dei trasporti Tiper ha risposto nella norma, quindi lei che cosa ne pensa? Insomma, qualcosa da aggiungere o da Sì, intanto rispondere? desidero ringraziare in realtà il cittadino che mi ha segnalato la vicenda mandandomi una foto, perché l'ho postata, come riferiva correttamente lei, sul mio profilo di Facebook. La segnalazione proviene da un cittadino che appunto ha mostrato un filmato, non è proprio una foto, e nel filmato è particolarmente simpatico, simpatico ovviamente si dice per non piangere, il vedere questo mezzo fermo con le quattro frecce immediatamente dopo una fermata, che è quella della fermata di Via Murri davanti a un supermercato quasi alla porta. E fa un po' sorridere quello che dice Tipper, perché dice tutto nella norma, insomma è come se noi andassimo dal concessionario, compriamo un'auto, dopo una settimana si ferma, torniamo al concessionario e ci dice oh no, tutto tranquillo, non vi preoccupate, è nella norma. Ecco, se un privato facesse questa roba qua, credo avrebbe già chiuso i battenti, ma devo dire che un privato avrebbe già chiuso i battenti se andando nell'area dell'ex CAB avesse notato i 40 vagoni dell'ex Civis che sono bellamente parcheggiati, abbandonati a se stesso, forse li hanno portati via in questo ultimo periodo, con una spesa modica di circa 50 milioni di euro che il Comune di Bologna ha dovuto in una qualche maniera transare con l'azienda che ha fornito i servizi perché il contratto era scritto male. Io credo che se questa roba la facesse un qualsiasi artigiano, un qualsiasi imprenditore, magari della Bolognina, su cui magari anche dopo diremo qualche cosa,
i clienti lo inseguirebbero col forcone, lo fa Tipper, invece va tutto bene. Magari ecco la signora Gualtieri, che si preoccupa molto della sua immagine e poco della sostanza, sarebbe bene ponesse un attimo un po' un occhio di riguardo a questo tema. Poi io non so perché la Gualtieri si perdona tutto. Tipper ha un parco mezzi che è assicurato da una compagnia nota, penso si possa fare il nome, Unipol, che vede nel proprio board sedere appunto la Gualtieri. Una cosa un po' strana che il presidente di Tipper sia nel CDA della compagnia assicuratrice di Tipper. Ecco, ma che cosa ne pensa di questo nuovo mezzo, di questo filobus, il Crealis, secondo lei, che insomma ha preso il posto del Civis, quindi il comune è riuscito, secondo lei, a gestire positivamente questa situazione così negativa del Civis, facendo arrivare in città il Crealis? Guardi, il Civis nasce con una funzione integrativa del progetto metro. Teoricamente il metro doveva svilupparsi su un asse che partiva da nord, cioè dalla fiera, per arrivare verso sud, cioè Est Aveco, e poi da lì doveva svilupparsi invece un'intersezione sulla linea Est-Ovest che era rappresentata dal Civis. In particolar modo il Civis doveva andare a colpire il settore che parte dalle due torri, diciamo indicativamente, per andare verso San Lazzaro. A Bologna non è mai stato sostituito perché non è mai andato in strada. Hanno fatto dei lavori enormi che abbiamo visto tutti, hanno beneficiato di questi lavori enormi le solite cooperative, hanno pagato come al solito i soliti bolognesi, e poi ci vengono a dire che è normale che un mezzo che sono tutti lì che aspettano come la salvezza della patria per accedere tutti i mali, dopo neanche una settimana continui a registrare rotture. Cosa che non capita invece normalmente per il parco mezzi vetusto che già abbiamo. Ecco, andiamo a commentare un'altra notizia, questa intervista di Luigi Marino. Quindi lui dice: un candidato della Lega Nord non sfonda. Ecco, adesso si parla molto di elezioni amministrative, ormai siamo alle porte, Lucia Borgonzoni sembra ormai, insomma, si può dire, la stasera candidata verrà ufficializzato, esatto, quindi del centrodestra di Bologna. E quindi insomma lei che cosa ne pensa? Insomma, un candidato della Lega Nord può, intanto, che risultato può ottenere a Bologna? Questo lo dirà le urne, lo diranno gli elettori. Ho letto con interesse anch'io l'intervista di Marino, persona che tra l'altro stimo, perché credo che nella gestione di Conf Cooperative, di tutte le stazioni cooperative, in particolar modo nella falda della stazione centrale delle cooperative, abbia dimostrato grande capacità gestionale e grande capacità manageriale. E l'intervista che ha fatto suscita due riflessioni. La prima è che Marino nelle proprie riflessioni pare collocarsi nel centrodestra, perché dà un giudizio sul candidato della Lega, esprime quasi una posizione sua di alternatività all'attuale gestione, perché parla di Mero, le dice insomma bisogna trovare un candidato che sfondi, perché però a Roma governa con Renzi. Quindi io credo che su questo serva chiarezza, non si può avere chi governa qua col PD e chi sta all'opposizione qua col PD e chi governa Roma con Renzi. In questo ritengo che un po' più di trasparenza, un po' più di nettezza sia opportuno. Ecco, lei che cosa farà? Perché nei giorni scorsi ha postato su Facebook una sua foto insieme a Lucia Borgonzoni, quindi insomma sembra un sostegno alla candidata leghista, però in un altro articolo di giornale ha detto invece di essere più scettico sulla possibilità di fare un ticket con la candidata della Lega. Quindi lei come si porrà nelle prossime amministrative? Sì, io non sono scettico, ho proprio detto di no, c'è un altro paio di maniche, perché credo che Lucia abbia il diritto di avere le mani libere nella scelta della sua squadra, e non vedo il motivo per cui si debba cercare di infilare un surrogato di candidatura come appunto quello di vice sindaco. Io non ho ruoli nel partito, non li ho mai voluti, non ho mai rivestito incarichi interni nell'attuale movimento, ma neanche in Alleanza Nazionale, neanche in nessuna falla della mia storia. Io ho un ruolo che mi è stato conferito dai cittadini, che è quello di capogruppo di consigliere regionale, oggi anche capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, punto, lì mi fermo. Poi Forza Italia sosterrà lealmente la Borgonzoni, bisogna però chiederlo a chi ha un ruolo partitico, e io non ce l'ho, le modalità con cui questo sostegno si esprimerà. Che infatti questo è interessante, insomma, lei che tipo di sostegno vede? Cioè una lista in sì, appoggio? Sì, sicuramente una lista verrà fatta, abbiamo persone certamente in gamba, penso a Francesco Sassone, penso a Graziella Tisselli, penso a Elisabetta Brunelli, penso anche e soprattutto a Marco Lisei, che è il nostro consigliere comunale. Vedremo se ci sono degli amici come Patrizio Gattuso che decideranno o no di candidarsi. Insomma, abbiamo una squadra certamente di ottimo livello da mettere a disposizione della città, e nel momento in
in cui faremo questo, cercheremo di cogliere il miglior risultato possibile. Non ho mai avuto simpatie per i doppi incarichi, non ne ho mai avute, anche quando sono stato eletto in regione ho preferito rinunciare a farmi rieleggere in consiglio comunale, dove pure credo avrei avuto modo di tornare, facendo crescere una classe di giovani che credo stia ben meritando, perché quando nel 2010 sono stato eletto in regione per prima volta, ho sostenuto la campagna elettorale di Marco Lisei, che credo stia facendo molto bene il proprio lavoro, a dimostrazione che se non c'è ingordigia, se non c'è la volontà di occupare ogni poltrona con ogni natica, si può far crescere un progetto. Quindi lei non si candiderà alle amministrative, no? No, invece su questa ultima domanda, poi chiudo questa parentesi, non sarebbe stato meglio un candidato più moderato per il centrodestra? Moderato è una parola che mi irrita sempre, perché credo che più di moderazione ormai ci se ne ha poca da mettere, nel senso che bisogna essere anzi determinati, ben fermi e ben netti nella denuncia di una serie di situazioni. Però comprendo che quando lei dice moderato intende dire un candidato che sappia intercettare un consenso che oggi si colloca al centro. È un po' l'ottimo paretiano, no? Come si suol dire, cioè trovare un candidato che sappia occupare quelle aree politiche che sono più mobili dell'elettorato. Io in questo credo che il candidato più adatto sarebbe stato un candidato civico, l'ho detto in tutti i modi, l'ho detto a tutti quanti, l'ho detto in ogni sede, perché al di là delle qualità del candidato, che credo già stasera verrà ufficializzato e che sono certo riuscirà a intercettare anche quel mondo, un candidato privo di un'appartenenza partitica avrebbe potuto fin da subito intercettare quelle aree di consenso. Lucia probabilmente ci riuscirà, lavoreremo perché ciò accada. Bisogna ricordarsi che però non bisogna trovare un candidato che vada al ballottaggio. Il centrodestra, se ci sarà ballottaggio, andrà al ballottaggio, io su questo non ho dubbi. Bisogna trovare un candidato che vinca il ballottaggio. Vogliamo prendere gli esempi di Perugia, dove il PD sfiora la vittoria al primo turno, di Arezzo, dove il PD sfiora la vittoria al primo turno, così come a Padova, così come a Venezia, così come in tante altre realtà. Vogliamo pensare a Riccione, se non vogliamo andare troppo lontano, anche se Riccione è ovviamente più vicino di Bologna, dove però poi il PD perde, perché abbiamo messo in campo dei candidati capaci di intercettare il voto in uscita. Ecco, lei prima diceva: io non ho incarichi che mi ha dato il partito, ho incarichi che mi hanno dato i cittadini. Beh, alle ultime regionali gran parte lei è stato il più votato in Bolognina, anche al pilastro, con grande sorpresa di molti, anche di noi addetti ai lavori. Quando l'abbiamo visto siamo rimasti, insomma, non sono proprio, sono considerate sempre, da sempre, zone rosse. Ma sono forse i motivi da trovare in quello che abbiamo, che Ilaria prima ha letto in rassegna stampa, ovvero nell'esasperazione di certe persone? Guardi, la ringrazio per la domanda. In realtà sia in Bolognina che al Pilastro ovviamente i giornali devono fare cronaca e quindi riferiscono le notizie che avvengono giorno per giorno, però chi agisce su quelle notizie agisce sugli effetti, non sulle cause. Sia al Pilastro che alla Bologna ci sono due situazioni diverse fra di loro, ma che vanno comunque affrontate, e appunto oltre che in Bolognina anche al Pilastro, oltre che a Borgo, anche alla Barca, diciamo nella periferia più rossa, il candidato più votato è stato paradossalmente un candidato di destra, come io sono, sconfiggendo anche evidentemente quelli del PD. CNA mi fa un po' sorridere, perché insomma, avrebbe potuto spendere i soldi di quel sondaggio in altra maniera, se aveva bisogno di sapere lo stato di insicurezza dei propri dei commercianti della Bolognina e degli artigiani a Bolognina. Insomma, non credo ci fosse bisogno di un sondaggio, bastava farsi un giro nelle zone di Piazza Unità, di via Matteotti, via Franco Bolognesi, tutte quelle zone lì. E invece evidentemente CNA, che continua a esprimere un consenso per la sinistra, ha evidentemente interesse a far finta di essere dalla parte dei commercianti. Dico far finta perché il presidente della Camera di Commercio è espressione di CNA, non mi risulta abbia fatto nulla, dico nulla perché un sondaggio è nulla, per capire che cosa sta accadendo in quelle zone. E lì il problema non è, come dice il povero Virginio, che cerca di orientarsi in un territorio a lui sconosciuto, perché se gli dici Piazza Unità lui va al Cippo, dove si celebra la svolta bolognina, e lì si ferma. Non è, come dice lui, un episodio di un balordo che gira per strada. Lì abbiamo avuto una ragazza che è stata sequestrata in uno scantinato e violentata, abbiamo avuto un regolamento di conti con un extracomunitario che l'hanno preso a pietrate in testa e temo che non sia sopravvissuto, abbiamo avuto episodi di gente che si inseguiva col macete, di raid notturni, cioè, credo che si possa dire tutto, tolto che sia un episodio. Al Pilastro la situazione è diversa, lì ci sono delle bande di kosovari e di montenegrini che hanno occupato degli immobili
mobili abusivamente, nessuno gli dice niente, ogni tanto le mando via qualcuno che però va da un piano, scenda l'altro, e questo cozza con la presenza di nordafricani che poi appunto danno vita a questi regolamenti incontri. Cosa ne pensa di questa volontà espressa da alcuni cittadini di fare delle ronde in zona bolognina? Io le faccio già da tempo, l'abbiamo detto più e più volte, un po' stare attenti perché le ronde hanno un significato per raccogliere ciò che sta accade, però proprio perché le ho fatte dico attenzione, perché se vai là e pensi che per loro faccia differenza mettere un coltello alla gola a una ragazza di 36 anni piuttosto che a un tizio nerboruto di 50 anni, è un esercizio di ottimismo, un coltello è un coltello, nel senso che poi questa gente qua non ha niente da perdere, perché teniamo presente che gli avventori dei tanti locali e anche le presenze di pusher, insomma, sono gente che se finisce in galera ha un pasto caldo, un letto caldo e loro sono già contenti, quindi dico buona idea nel senso di tenere monitorato la situazione, ma bisogna essere prudenti nell'interventismo perché si rischia di farsi male. Lei qualche mese fa scrisse anche un paio di lettere indirizzate a Roma, una al ministro dell'interno e l'altra adesso non ricordo purtroppo. La difesa. Ecco, della difesa, chiedendo l'aiuto da parte di Roma anche dell'esercito. Poi si è veramente verificata tutta questa vicenda, devo dire la verità, io non ho più letto nulla delle sue lettere. No, è vero, è vero. Diciamo che l'esercito serve nella misura in cui dai vita poi delle pattuglie miste, perché l'esercito non ha compiti né formazione sulla pubblica sicurezza né sull'ordine pubblico, quindi se tu dai modo all'esercito di integrare delle pattuglie facendo degli accordi che consentono quindi di girare con magari un agente di polizia municipale, un agente di polizia o un carabiniere e un componente dell'esercito, fai già vedere delle divise in giro. Io credo che questo sia positivo, però teniamo conto che ci sono degli interventi che l'amministrazione comunale può fare senza problemi. Via Nicolò Dall'Arca è buia da 50 anni, proprio buia, nel senso che non c'è neanche un lampione. È inutile che rifacciano i marciapiedi perché fanno finta di fare un macchiage. Lì il tema sicurezza si affaccia direttamente alla vivibilità e alla presenza della gente in strada. Se tu hai via Zampieri, via Nicolò Dall'Arca, alcuni tratti via Franco Bolognese totalmente bui, è inutile che poi dopo fai finta di voler assolvere un problema di sicurezza. Noi siamo andati a cancellare delle scritte in via Franco Bolognese, abbiamo dovuto illuminare i muri con le luci dei motorini perché non c'era un lampione. Ecco, quindi secondo lei come si può risolvere questo problema della sicurezza in Bolognina? Quindi con una maggiore illuminazione, come stava dicendo, e poi come si può fare? Ma intanto quegli immobili tipo quello che c'è in via Franco Bolognese, angolo Fioravanti, che è sfitto, un mobile acere, è sfitto da 5 anni perché mancano le persiane, cioè parliamo di niente, occupato notturnamente da alcuni soggetti, dovrebbe essere messo in circolazione, cioè con le assegnazioni, possibilmente non ai migrati, ma non solo perché ho una sostanziale pregiudiziale nei confronti delle assegnazioni agli immigrati. Oggi ricordiamoci che su 100 alloggi dati ogni anno di edilizia popolare, oltre il 60% va ai immigrati. Il problema lì è che si sta creando un ghetto al contrario. Il fatto che noi continuiamo a dare in zona bolognina gli alloggi agli immigrati genera una tensione nei confronti degli italiani, perché non possiamo pensare che questa gente che viene in condizioni oggettivamente di disagio sociale ed economico, perché se stesse bene starebbe a casa sua, viene qua, e quindi con un livello di cultura abbastanza relativo, poi dopo, una volta inserito in quel contesto, abbia l'idea dell'integrazione nel proprio DNA. Assolutamente no. Quindi punto primo è cercare di diluire la presenza di questa gente, perché ha davvero reso. Premiare chi cerca di fare il bene della zona, quindi quei commercianti, e ce ne sono tanti, faccio anche dei nomi, Nonna Aurora, che è quello su via Fioravanti, che si incontra, che ha subito tanti di quei danni, quelle spaccate, che ormai neanche lui lo denuncia più. Magari vedere anche invece cosa viene fatto in altre attività, e anche qui mi assumo tutta la responsabilità del caso. Il Bar Luisa, e lo dico io, è purtroppo continuamente il punto di riferimento di quelle attività, e lo sanno anche chi ha compiuto quel raid notturno l'altra notte, perché sono andati a prenderli davanti a quel bar lì. Insomma, credo che si debba iniziare a fare un po' di discriminazione, e mi spiego che cosa significa questo, cioè discriminare tra chi fa il bene del territorio e chi non lo fa. Chi non lo fa deve andare via. Ecco, un'ultima domanda, abbiamo gli ultimi 2 minuti. Secondo lei questa situazione della sicurezza in Bolognina, al Pilastro, in altre zone della città, quanto influirà sulle prossime amministrative?
Ah, io dico sempre che mi auguro che i bolognesi aprano gli occhi perché se andiamo avanti così andiamo male. Il Pilastro una volta aveva una particolare situazione, cioè c'era una mafia locale che aveva tutto l'interesse che non si verificassero fatti di microcriminalità perché così non aveva la polizia che girava attorno. Si sta rompendo quell'equilibrio, io non dico che è meglio uno dell'altro, perché poi alla fine è chiaro che sono fenomeni di legalità entrambi, però si è combattuto giustamente quella mafia territoriale che creava una cappa sul Pilastro, ma invece che generare dei meccanismi virtuosi sostituendo la moneta cattiva con quella buona, si è lasciato spazio a questa gente. In via Trauzzi, in via Natali, in via Deledda, in via Casini, ci sono stabili immobili occupati abusivamente da kosovari, montenegrini, da zingari, che sono presenti lì e nessuno gli fa niente. Sono andato anche a vedere, loro si vantano di aver l'allacciamento dell'Enel, l'allacciamento dell'acqua, di avere quindi anche una situazione sanata. Io ritengo incredibile che un'amministrazione proprietaria di quell'immobile, perché il comune è proprietario di quell'immobile, non li caccia via. Siamo in conclusione, io vorrei prima di concludere per il discorso che abbiamo fatto a inizio intervista ricordare che anche quest'anno chiaramente voi organizzerete una fiaccolata in Sabato. ricordo sabato, sarà quindi da dove partirà? Partiamo da, salvo che la questura non ci dia controindicazioni, i ragazzi di Azione Universitaria, Consuelo Torromino e tutti i nostri giovani hanno organizzato da via Farini, angolo via D'Azeglio, partirà questa fiaccolata che si concluderà all'interno del Cortile Onore Palazzo Accurso, perché a Bologna manca un luogo della memoria per ricordare le vittime delle foibe. E l'unica bandiera saranno quelle italiane, niente bandiere di In partito. realtà le bandiere di partito assolutamente no, ma oltre a quella italiana ci saranno Anche anche quelle quelle. di Istria, Fiume e Dalmazia. Che comunque ricordiamole come terre, come diceva D'Annunzio, il profumo dell'Italia tra Onir e Promontore. Complimenti, bravissimo. Grazie. Bene, allora Allora. noi ringraziamo il consigliere regionale Galeazzo Bignami per essere stato con noi. Io chiudo qui lo spazio dedicato alla rassegna stampa e alle notizie e torniamo domani con altre novità e nuovi ospiti. Ma adesso noi andiamo solo in pausa pubblicitaria perché poi dopo ci collegheremo con Mirna Bagnacavalli da Sanremo per le novità, la prima notte di festival. Speriamo che Mirna sia già sveglia perché chissà che ora è andata a letto, adesso ci faremo raccontare. A dopo.